Amici di Autodigest, è tutto Porsche. Vogliamo regalarvi le emozioni che si provano al volante della Porsche Macan GTS, la versione top di gamma della nuova generazione del SUV sportivo tedesco. Ha ben 440 cavalli, è un biturbo 6 cilindri AV, ovviamente di derivazione gruppo Volkswagen, ma è tarato benissimo dalla Porsche per ottenere le prestazioni soddisfacenti che si desiderano da qualsiasi Porsche. Infatti 0-100 in 4 secondi e 3 e 272 km l'ora di velocità dichiarata parlano chiaro. Comunque le modifiche estetiche sono poche: paraurti anteriore ridisegnato con una mascherina nera. L'interno invece presenta molte novità, soprattutto la console centrale con comandi touch e il volante sportivo e uno schermo centrale molto grande, anch'esso touchscreen, per tutte le funzioni, sia multimediali sia pratiche. E questo magari crea un po' di difficoltà a chi è abituato alle Porsche dure e pure, perché abituarsi ai comandi a sfioro non è proprio facile facile. Comunque, insomma, adesso vogliamo regalarvi le emozioni che si provano al volante. In autostrada italiana è un po' noiosa, però viaggiando a 130 all'ora si fanno 10 con un litro. E sulle autostrade tedesche, che schiacciando a fondo si sente il rombo in sport, molto emozionante. Ma adesso vediamo sulle strade di montagna che la vettura non è come una 911, come dicono alcuni, però rispetto agli altri SUV sportivi e non, siamo su un altro mondo. La tenuta di strada è favolosa e il rombo offre emozioni che adesso vi lasciamo ascoltare. Non sono ovviamente solo emozioni, la maneggevolezza e la sicurezza che infonde questa vettura sono veramente notevoli, impagabili. Senza contare la comodità, perché i sedili sono veramente comodi, la seduta è alta, il rollio è poco, quindi anche i passeggeri non vengono sbattuti qui e lì. Insomma, sotto sotto è una sportiva vera. E comunque la sicurezza è garantita, c'ha anche tutti i sistemi moderni di tenuta di linea della carreggiata, che anche sulle strade normali, dove è evidenziata la linea bianca, possono dare ancora maggiore sicurezza. Ma è la frenata, quando si toccano i freni di una Porsche veramente ci si sente quasi onnipotenti, ed è qui che bisogna stare molta attenzione, perché veramente si possono toccare velocità incredibili per un utente normale e anche per le forze dell'ordine, questo in qualsiasi paese del mondo. Comunque, ripetiamo, è una vettura che dà grandissime soddisfazioni e che non offre alcuna chance alle concorrenti dirette, che siano Maserati, BMW e Audi, non esistono. In ogni caso, se volete qualche consiglio di guida, diciamo che la posizione alta si fa sentire, il peso anche, ma anticipando leggermente la curva, si percorrono a velocità elevate anche i tornanti. Basta trovare il momento giusto in cui accelerare, anche a metà curva, perché la trazione integrale del PTM Porsche permette veramente tutto. Si può accelerare a fondo uscito di curva e la vettura terrà. Entrerà dentro la curva con una sicurezza e una facilità disarmante. Questo anche su fondi scivolosi, dopo una nevicata, con la pioggerellina. Perché, ripetiamo, la trazione integrale Porsche permette
di trasferire la coppia anche su una sola ruota nel caso di necessità. E poi c'è l'ESP che ovviamente è sofisticatissimo. Tornati in città, si apprezza ancora di più la maneggevolezza di questa vettura, che nonostante le dimensioni permette, anche grazie a un cambio automatico dalla funzionalità morbidissima, di destreggiarsi con facilità e non è grossa come Cayenne Audi Q7, quindi permette anche di parcheggiare abbastanza facilmente e di muoversi con disinvoltura anche nei famigerati parcheggi sotterranei che, come si sa, sono progettati come se le auto fossero corte come allora. Tornando in autostrada ci si riposa a 130. Volendo infrangere la legge si va molto molto più forte.